questa seduta, come avevo annunciato nel corso del mio intervento di insediamento, introduciamo questa novità e vi ringrazio di avere raccolto il mio invito ad essere presente qualche minuto prima, quella di dare un riconoscimento a un esempio positivo, a un amministratore locale che rappresenta un esempio positivo di buona politica. La politica è nota troppo spesso e in questo momento forse solo per aspetti non commendevoli, ma ci sono anche tanti uomini politici e amministratori che invece meritano il plauso nostro e di tutta la cittadinanza. Allora prego anche i membri dell'ufficio di presidenza di venire qui con me. Quest'oggi diamo un riconoscimento al sindaco di Curiglia con Monteviasco, Ambrogio Rossi, che è qui vicino a me. Curiglia con Monteviasco, adesso ascolteremo una breve scheda, è un comune piccolissimo delle valli dell'Uinese. Il suo sindaco ha tanti meriti, qualcuno lo ricorderò brevemente io tra un istante, ma prima ascoltiamo una scheda sul comune di Curiglia con Monteviasco. Ambrogio Rossi, sindaco di Curiglia con Monteviasco, nato a Ivrea, Torino, il 30 maggio 1937. Sindaco dal 2004, anno in cui è eletto a capo di una lista civica. Confermato sindaco per il secondo mandato alle elezioni amministrative del 2009. Curiglia con Monteviasco, in provincia di Varese, è un comune montano di 194 abitanti, dato Istat gennaio 2012. Fa parte della comunità montana Valli del Verbano. Curiglia è il solo centro della Val Vedasca situato sul versante meridionale ed è raggiungibile da Luino. Monteviasco ha oltre 900 metri di altezza e è uno dei pochi borghi abitati non raggiungibile da alcuna strada. È collegato a Curiglia da un sentiero di 1442 gradini che per secoli ha rappresentato l'unico collegamento del borgo con la valle, un tempo mulattiera, oggi sentiero didattico, che rappresenta uno degli interventi di recupero di questo territorio, nel quale sono state attuate anche opere di ripristino di sentieri e alpeggi per favorire un turismo di tipo escursionistico. Solo dal 1989, anche con l'intervento della Regione, il collegamento è assicurato da una funivia. Prego, Presidente. Grazie. Ecco, che meriti ha Ambrogio Rossi? Beh, per esempio, quando qualche tempo fa la funivia ha dovuto interrompere la propria funzione per i lavori di manutenzione, non era raro vedere il sindaco Rossi mettere a posto i 1442 gradini con le sue mani. Ambrogio Rossi la mattina, tutte le mattine, dopo che il comune di Curiglia ha dovuto regolare una questione di debiti con il comune di Dumenza, dove ci sono le scuole elementari, carica i ragazzi, gli alunni delle scuole elementari di Curiglia sulla sua macchina, paga lui la benzina e se li porta tutte le mattine alle scuole elementari di Dumenza facendo lui lo scuolabus, ma lui realmente l'autista con la sua macchina. Ecco, questi sono solo due esempi, fa parte degli alpini, lo conosciamo tutti sul territorio, sempre in prima fila, soprattutto una persona umilissima e so di avergli fatto un grande torto oggi, ma io l'ho fatto volentieri perché si merita questo nostro applauso, perché è una persona che con la sua umiltà ritiene di non fare niente di speciale. Io invece credo che sia un esempio che dobbiamo prendere tutti noi e che dobbiamo indicare a tutti di come si deve fare l'amministratore locale, si può fare politica anche oggi. Grazie Ambrogio, credo che ti meriti un applauso del Consiglio regionale. Ti do la parola un minuto per un saluto che sono sicuro sarà brevissimo. Io dico buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente, vi ringrazio tutti. Non meritavo senz'altro un'attenzione del genere. Grazie. Allora, insieme al Presidente Marondi ti consegniamo la medaglia al Consiglio regionale con i simboli di tutti i comuni capoluogo e una pergamena che recita un consiglio per la buona politica, riconoscimento a Ambrogio Rossi, sindaco del comune di Curiglia con Monteviasco, per l'impegno quotidiano a favore della sua comunità. Grazie, grazie Ambrogio, grazie a tutti, cominciamo la seduta ordinaria.
Bene, vi rinnovo il buongiorno. Diamo inizio ufficialmente alla seduta del Consiglio regionale di giovedì 4 aprile 2013, convocata con il seguente ordine del giorno. Al primo punto le comunicazioni del Presidente del Consiglio, al secondo punto l'approvazione dei processi verbali della seduta precedente del 27 marzo 2013, al terzo punto, che occuperà tutta la nostra seduta, la presentazione al Consiglio del programma di governo per la legislatura da parte del Presidente della Regione e il dibattito del Consiglio. Vi informo che per la seduta di oggi ha richiesto congedo il consigliere Roberto Bruni per motivi personali. Se non vi sono opposizione, il congedo, ricordo che ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento Generale si intende concesso, salvo opposizione dei consiglieri. Non ne vedo e quindi si intende concesso. Cominciamo con le comunicazioni del Presidente. Vi comunico, ai sensi dell'articolo 20,7 del Regolamento Generale, che l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione del 28 marzo 2013 numero 21, ha preso atto della costituzione dei gruppi consigliari della decima legislatura. Inoltre vi comunico la determinazione della conferenza dei presidenti dei gruppi che si è svolta nella giornata di ieri in ordine alla programmazione della seduta odierna. La seduta odierna, dedicata all'illustrazione del programma di governo da parte del Presidente della Regione, prevede il regolamento, deve essere disciplinata dal Presidente, sentiti i gruppi. Ieri con tutti i capigruppo abbiamo concordato che il tempo dedicato all'illustrazione del programma di governo sarà complessivamente di 4 ore, il tempo della discussione, escluso quello riservato al Presidente della Giunta, è stato fissato in 180 minuti, cioè 3 ore, di cui 110 ai gruppi di maggioranza e 70 a quelli di minoranza. E più in particolare ricordo i tempi che abbiamo condiviso per i singoli gruppi, gruppi che potranno articolare naturalmente questo tempo su più interventi, come riterranno più opportuno fare. Per il gruppo del Popolo della Libertà complessivamente 33 minuti, Lega Nord 28 minuti, Maroni Presidente 25 minuti, Fratelli d'Italia 12 minuti, Pensionati 11 minuti. Per le minoranze, Partito Democratico 28 minuti, Movimento 5 Stelle 22 minuti, Patto Civico con Ambrosoli 20 minuti, anche per accordi intercorsi tra i gruppi delle minoranze. La conferenza ha preso atto che per regolamento e per prassi la seduta odierna è dedicata esclusivamente all'illustrazione del programma di governo, non è quindi consentita la trattazione di argomenti diversi da quelli all'ordine del giorno. Al termine del dibattito non sono previste votazioni, ricordo al Consiglio che questo dibattito non si conclude con una votazione ed è quindi preclusa la presentazione di ordini del giorno o di mozioni. La conferenza ha programmato inoltre la prossima seduta del Consiglio regionale, che si terrà martedì 9 aprile, sempre alle ore 10, per la trattazione dei seguenti argomenti: elezione dei 3 rappresentanti della Regione che parteciperanno all'elezione del Presidente della Repubblica e istituzione delle commissioni consigliari permanenti e speciali. Bene, con questo sono concluse le comunicazioni. Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno, l'approvazione del verbale della seduta precedente del 27 marzo 2013, che vi ricordo che ai sensi del regolamento articolo 61,3, se non vi sono osservazioni i processi verbali si intendono approvati, e vi prego di far pervenire le osservazioni alla Presidenza prima dell'inizio della seduta. Non ne sono pervenute e pertanto il verbale si intende approvato. Grazie. Passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno, presentazione al Consiglio del programma di governo per la legislatura da parte del Presidente della Regione Roberto Maroni e dibattito consigliare. La parola al Presidente Maroni, ne ha facoltà. Signor Presidente del Consiglio, signori consiglieri, mi rivolgo a questa Assemblea oggi per illustrare il programma di governo per la legislatura della Giunta regionale che ho l'onore di presiedere.
In occasione della presentazione della mia candidatura alla Presidenza della Regione ho depositato un preciso e articolato programma elettorale dal titolo La nostra Lombardia, condiviso dalle forze politiche e dalle liste che mi hanno sostenuto. In quel documento sono state indicate le iniziative che in caso di vittoria elettorale mi impegnavo a realizzare nel corso della legislatura. In base a quel programma ho chiesto e ottenuto la fiducia dei cittadini della Lombardia e rispetto a quel programma renderò conto al termine del mio mandato di Presidente. Quegli impegni assunti pubblicamente rappresentano l'oggetto di un patto con gli elettori, un patto per conservare quanto di buono è stato fatto nelle passate legislature, ma anche un patto per cambiare quello che non va, riformare ciò che serve, fare della Lombardia la protagonista del processo di cambiamento politico-istituzionale e la locomotiva economica e produttiva del Paese. È per questa ragione che il programma di governo per la legislatura che oggi illustro in Consiglio ricalca il documento con il quale mi sono presentato al giudizio dei cittadini elettori. Ne ripercorro dunque i passaggi più importanti, premettendo le tre priorità che dovranno caratterizzare l'avvio dell'azione di governo regionale. Combattere la crisi economica, introducendo misure per il sostegno alle nostre imprese e per la crescita dell'occupazione, puntando in particolare alla realizzazione delle infrastrutture strategiche a servizio del territorio. Contrastare la criminalità organizzata e ogni forma di illegalità, per garantire trasparenza e correttezza nei procedimenti amministrativi. Ridurre i costi della politica, compito a cui la Giunta ha già dato una prima attuazione con la drastica riduzione delle sue spese di funzionamento, di rappresentanza e di segreteria e sull'utilizzo delle auto blu che sarà consentito d'ora in avanti esclusivamente a fini di servizio. Queste misure che la Giunta ha adottato comporteranno una riduzione nella legislatura dei costi di funzionamento della Giunta regionale per un importo di 10 milioni di euro. Questi sono temi attorno ai quali è essenziale costruire un ampio consenso e su questi argomenti voglio sviluppare un confronto intenso con tutte le forze politiche rappresentate in questo Consiglio. L'incontro con le parti sociali svoltosi la scorsa settimana nella Sala Biagi di Palazzo Lombardia, aperto ai capigruppo di maggioranza e opposizione, ne è stato il primo tangibile segno. Continuità e innovazione. La Lombardia è oggi uno dei crocevia in cui si concentrano tutte le sfide che coinvolgono anche l'Europa e il mondo. Il lavoro, la crescita, un welfare adeguato ai nuovi bisogni delle persone e la giustizia sociale. La stessa dinamica si registra in campo imprenditoriale. Le piccole e medie imprese, spesso nate dentro un ambito familiare, hanno costruito i distretti aziendali, le reti territoriali con cui riescono ad andare all'estero a innovare, ottenendo il sostegno dalle banche popolari e dal credito cooperativo. Le piccole e medie imprese costituiscono l'ossatura economica della Lombardia. Il supporto che in questi anni hanno ottenuto dalla Regione ha significato la possibilità di nuova occupazione, di crescita e di internazionalizzazione del nostro tessuto imprenditoriale. I risultati raggiunti dalla Regione Lombardia si sono rivelati una ricchezza e un traino per l'intero Paese. Dobbiamo dunque continuare sulla strada della sussidiarietà, il principio di governo che è stato ed è il tratto distintivo del modello lombardo e che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione copernicana nei rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini. Ma dobbiamo anche innovare per migliorare le performance della Regione e dare soddisfazione a quella forte richiesta di cambiamento che si è manifestata alle recenti elezioni con una evidenza dirompente. Innovazione è dunque la nostra parola chiave. È la risposta a chi si sente orfano della buona politica. È qualcosa che crea nuovi modelli di sviluppo e include ogni campo dell'azione di governo, ben oltre quello scientifico o industriale. Nel nostro programma sono individuate numerose azioni in questa prospettiva. Innovazione nelle politiche per l'impresa, favorendo le start-up di giovani imprenditori, il sostegno alla ricerca tecnologica,
la creazione di nuove forme di agevolazione del credito, l'internazionalizzazione, innovazione nel welfare e nella sanità, individuando nuove modalità di soddisfacimento dei bisogni sociali emergenti, innovazione nella direzione di un mercato del lavoro più aperto, rimuovendo gli ostacoli che separano la formazione dal lavoro e che impediscono un ingresso adeguato dei giovani e delle donne. Innovazione nella pubblica amministrazione, completando la rivoluzione digitale per rendere ancora più efficiente la macchina burocratica, abbattere i costi delle istituzioni attraverso le tecnologie digitali, rendere ai cittadini e alle imprese servizi più trasparenti, rapidi ed efficaci. Innovazione nella scuola e nell'università, garantendo ancora di più la libertà di scelta e offrendo i mezzi anche economici perché tale libertà sia effettiva, sostenendo attraverso la meritocrazia i giovani talenti, accrescendo l'autonomia degli istituti e le migliori capacità della docenza, favorendo legami interni sempre più forti fra atenei e reti esterne sempre più strette tra i mondi dell'università e delle imprese. Infine, innovazione grazie al volontariato e al non profit, riconoscendo la forza di intervento del terzo settore come una delle leve più robuste per portare innovazione nel modo di amministrare e governare un territorio. Lo sforzo in questa direzione sarà imponente, richiede ingenti risorse e unità di intenti di tutti i territori coinvolti, non solo della Lombardia. Ed è proprio per questo che noi vogliamo unire le energie dei territori nella macro-regione del Nord, per garantire una migliore e più efficiente gestione delle risorse e per rilanciare l'importanza delle vocazioni produttive e di innovazione che noi qui conosciamo così bene. Nel programma elettorale sta scritto con chiarezza il nostro impegno, che in questa sede ribadisco, a conseguire entro la fine della legislatura questi due obiettivi strategici: l'istituzione della macro-regione del Nord e l'attribuzione alle regioni di una quota non inferiore al 75% del gettito tributario complessivo prodotto nel singolo territorio regionale. Economia e fiscalità. Nell'ottica di riduzione della pressione fiscale per sostenere l'economia e l'occupazione locale, si realizzeranno prioritariamente azioni di supporto alle imprese nell'ambito delle possibilità che le regioni hanno di agire sull'aliquota IRAP di base, prevedendo agevolazioni ed esenzioni specifiche. Per quanto riguarda invece le aliquote addizionali regionali IRPEF, si perseguirà una sempre più corretta redistribuzione delle risorse attraverso una revisione delle aliquote stesse, per rendere più sostenibile il prelievo fiscale per le fasce a minor reddito e consentire l'implementazione del fattore famiglia. Istituiremo un fondo regionale per la previdenza integrativa. In questo modo i lavoratori potranno contare su un'unica posizione e avranno occupazioni in settori diversi nel corso della loro vita lavorativa, con la certezza di versare i propri risparmi in un fondo la cui garanzia è data da Regione Lombardia. Regione Lombardia incrementerà la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per contrastare l'evasione fiscale. Questa azione consentirà di recuperare ulteriori risorse che possono essere utilizzate per gli investimenti senza essere computate nel tetto del patto di stabilità, riducendo al contempo il livello di indebitamento per far fronte agli investimenti. La riscossione dei tributi deve essere più vicina al territorio e tener conto del contesto sociale. Equitalia non sta operando con questi criteri. Ecco perché intendiamo sostituire Equitalia con un ente di riscossione regionale entro la fine dell'anno, per dare un adeguato supporto agli enti locali e allo stesso tempo ridurre disagi e costi per i cittadini e gli imprenditori in difficoltà. Il patto di stabilità territoriale in vigore in Regione Lombardia dal 2009 ha costituito un'esperienza positiva per gli enti locali, contribuendo ad allentare i vincoli di finanza pubblica degli enti locali lombardi e a liberare una significativa mole di risorse finanziarie. Nel 2012 il plafond destinato agli enti locali
è stato pari a 210 milioni di euro e in parte è stato riservato anche ai comuni impegnati per l'Expo e a quelli colpiti dal terremoto dello scorso maggio. In un momento di crisi rappresenta una misura importante. Nel corso di questa legislatura si proseguirà nell'ottica di incentivazione e sviluppo del patto, che sarà esteso anche ai comuni sotto i 5.000 abitanti. Assetti istituzionali. La Lombardia è la regione, dati alla mano, più efficiente e meno costosa d'Italia. Vogliamo confermare le virtuosità dell'amministrazione lombarda, proseguendo nella direzione di una costante opera di semplificazione e riduzione dei costi della macchina amministrativa. Assicureremo un costante monitoraggio dei pagamenti perché siano rispettati i 60 giorni e ulteriormente abbassati, tendenzialmente a 45 giorni entro la fine dell'anno. E promuoveremo accordi con le altre pubbliche amministrazioni per replicare il medesimo modello. La digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi è la strada per una burocrazia moderna e intelligente. Garantisce risparmi di spesa e assicura un servizio al cittadino più trasparente. Intendiamo proseguire nella digitalizzazione e nella dematerializzazione dei servizi digitali regionali, a partire dal nuovo portale web orientato ai servizi alle imprese e alla progettazione partecipata. Vogliamo rendere più efficaci e rigorose le misure in materia di trasparenza e legalità, rafforzando ulteriormente i sistemi di controllo e monitoraggio. Ma l'efficienza amministrativa da sola non basta. Occorre anche che sia riconosciuta dallo Stato quella necessaria autonomia che permette alla Lombardia e con essa alle altre grandi regioni del Nord di continuare a essere locomotive del Paese. Per questo, come dicevo, la creazione della macroregione costituisce un'opportunità irrinunciabile. Chiederemo allo Stato che vengano riconosciute maggiori competenze, alle quali dovranno corrispondere maggiori risorse provenienti da tributi ed entrate regionali e soprattutto dalla partecipazione diretta della Regione al gettito di tributi erariali riferibili al nostro territorio, in misura, come ho detto, non inferiore al 75% delle entrate tributarie complessive. Crediamo nell'idea di un'Europa dei popoli e delle regioni, in cui le regioni assumono un ruolo trainante nel contesto europeo, perché è in grado, come e più degli Stati nazionali, di intercettare aspettative, interessi e bisogni da parte della società. In questa direzione vogliamo sviluppare una strategia condivisa con le più importanti regioni del centro Europa, che sia in grado di orientare in futuro le scelte della programmazione dell'Unione Europea, di potenziare la forza economica della nostra regione e di garantire un utilizzo sempre migliore dei fondi comunitari. Regione Lombardia dovrà avere un ruolo da protagonista nella programmazione comunitaria 2014-2020, affinché i fondi europei valorizzino al massimo il nostro territorio e continuerà a utilizzare il 100% dei fondi comunitari disponibili, evitando sprechi e mancati impegni delle risorse. Vogliamo inoltre proseguire e rinsaldare i rapporti all'interno delle reti interregionali internazionali, come la rete dei 4 motori per l'Europa e del World Regions Forum, e cogliere l'opportunità di Expo 2015 per convogliare le risorse su progetti legati ai grandi obiettivi del millennio. Famiglia, welfare e housing sociale. La persona è misura della politica e dell'azione nello spazio pubblico. Centralità della persona significa tutela della vita in ogni sua fase e fragilità. Significa difesa del luogo dove la persona ha origine e sviluppa la sua naturale dimensione relazionale, ovvero la famiglia quale cellula fondamentale della società. La famiglia, in questo senso, è la prima agenzia di welfare, perché genera, cura ed educa i cittadini di domani, assiste disabili e anziani,
mantenendo vivo il legame tra generazioni che è fondamentale per il futuro di qualunque società. Intorno a questo nucleo originario occorre costruire un nuovo sistema di politiche sociali e sociosanitarie, valorizzando i compiti che già la famiglia svolge e offrendo ad essa una rete di supporto e aiuto in un'ottica sussidiaria. Per questo intendiamo procedere nel corso della legislatura a realizzare azioni mirate a sviluppare ulteriormente la legge regionale sulla famiglia, garantire l'integrazione di risorse da erogare ad essa quale unica destinataria di tutte le politiche di welfare, semplificare l'accesso ai servizi tramite lo sportello unico per il welfare, affrontare in modo trasversale e multidimensionale il tema della disabilità, quello delle cure agli anziani, delle nuove dipendenze, del sostegno delle vittime di violenza, con particolare riguardo alle donne, della partecipazione delle giovani generazioni, del sostegno alla natalità, alla maternità e alla paternità. Ci occuperemo anche di valorizzare le politiche territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari, orientare in chiave regionale l'azione di INPS e INAIL, promuovendo azioni sul governo per integrare e aggregare tutte le risorse investite sul territorio in politiche sociali. È poi necessario sviluppare il percorso per la definizione di un sistema di accreditamento per l'housing sociale con soggetti operanti nel campo dell'abitazione sociale, con particolare riferimento al mondo cooperativo, del volontariato e del no profit. A questo scopo si procederà alla riforma della governance delle ALER, di cui andrà garantito l'efficientamento della spesa, la spending review, il ricorso a finanziamenti europei e privati, la certificazione dei bilanci. Sanità. In Lombardia è stato creato un sistema sanitario capace di competere con i più elevati standard internazionali di qualità ed efficienza, che costa ai suoi cittadini meno di tutti gli altri, ma che sa offrire migliori servizi e maggiori opportunità. A partire dal percorso virtuoso fin qui realizzato, dobbiamo porre le basi per quel nuovo salto di qualità che permetterà alla Lombardia di essere leader europeo nel settore, nonostante la prospettiva di riduzione dei finanziamenti governativi per la sanità. Il nostro programma di legislatura prevede numerose azioni in questa direzione, tra le quali riorganizzare numero e funzioni di ASL e aziende ospedaliere, differenziare la rete di offerta sociosanitaria secondo il criterio dell'intensità di cura, sviluppare un modello di assistenza a rete delle strutture ospedaliere per la cura di patologie rilevanti, ridurre ulteriormente le liste di attesa attraverso la maggiore specializzazione degli ospedali, identificare costi standard uniformi per l'acquisto e l'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, potenziare i presidi territoriali per garantire la continuità e l'integrazione di tutti i servizi di assistenza. Cultura. La Lombardia è una delle regioni più ricche di patrimonio culturale, monumentale, museale, archeologico, ambientale e paesaggistico. Vogliamo valorizzare questo vasto patrimonio, affiancando i comuni nelle opere di riqualificazione delle strutture e in quelle di conservazione e restauro dei beni materiali. Dobbiamo garantire la salvaguardia del vasto patrimonio culturale regionale immateriale. Per questo, la Regione predisporrà un'ampia opera di monitoraggio e catalogazione in accordo con gli archivi, le biblioteche, i musei e i privati. Questi obiettivi potranno essere raggiunto anche con l'aiuto dei privati, con forme di partenariato che giungano a fare massa critica delle necessarie risorse finanziarie. Istruzione e formazione professionale. La Regione Lombardia offre un'istruzione di qualità a costi contenuti se confrontati con quelli delle altre regioni.
La Regione programma annualmente investimenti per assicurare il diritto allo studio, assegnati direttamente alle famiglie. Ha aumentato l'efficienza del sistema educativo lombardo, introducendo una concezione del dimensionamento della rete scolastica nuova rispetto a quella amministrativo-burocratica finora voluta dal Governo centrale. La Lombardia ha un sistema universitario di alta formazione con un'offerta straordinariamente ricca e di eccellenza internazionale. Siamo a pagina 12. La Regione continuerà sulla strada della politica di diritto allo studio che premi veramente i capaci e i meritevoli, incentivando lo sviluppo di idee e progettualità con ricadute economiche sul tessuto produttivo lombardo. Per questo, la Regione punterà ad attrarre sul nostro territorio le migliori intelligenze, guardando con favore alla creazione di network tra università lombarde e straniere e alla simbiosi tra aziende e poli scientifici. Sport e politiche per i giovani. In Lombardia operano più di 22.500 associazioni sportive che costituiscono lo sport di base, capillarmente diffuso, fortemente incentrato sul volontariato e principalmente indirizzato ai giovani. La Regione interverrà in modo continuativo per sostenere con contributi più cospicui queste innumerevoli realtà. Dovremo inoltre sostenere con contributi a rotazione o con agevolazioni al credito la riqualificazione degli impianti esistenti, che sono più di 17.000, e la realizzazione di impianti innovativi per sostenibilità energetica e polifunzionalità. Un obiettivo primario sarà il piano di monitoraggio della geografia dello sport, per favorire il riequilibrio delle strutture sportive presenti sul territorio lombardo in base ai bacini di utenza reale e prospettica, garantendo la dovuta attenzione alle diverse discipline. Expo 2015 sarà una grande occasione di visibilità e di rilancio del territorio. È fondamentale inserire lo sport e le sue manifestazioni nell'evento, al fine di consolidare attraverso competizioni agonistiche o manifestazioni sportive spettacolari lo spirito di rispetto e di amicizia tra i popoli. I giovani sono la nostra più grande risorsa per il presente e per il futuro. Le azioni regionali che li riguardano sono trasversali a molti assessorati e pertanto saranno sviluppate con il coordinamento della Presidenza. Tutte le iniziative in atto verranno comunicate in modo diretto, utilizzando le nuove tecnologie per facilitare la visibilità delle offerte di lavoro destinate ai giovani e per favorire la messa in rete delle associazioni giovanili presenti in Lombardia, collegate alle migliori esperienze presenti in Europa. Ricerca e innovazione. Tratti distintivi del genio lombardo sono la spinta a innovare, a lavorare per il progresso, a guardare lontano. Queste caratteristiche hanno reso la nostra regione la più moderna del paese, tra le più moderne d'Europa. In un contesto internazionale più difficile e più competitivo, la sfida è investire con maggior convinzione nell'innovazione e nella ricerca, per continuare ad assicurare sviluppo, crescita e occupazione a Lombardia. Abbiamo anche qui obiettivi ambiziosi. Raggiungere la quota di investimento del 3% del PIL in ricerca e innovazione entro i prossimi 5 anni. Richiedere all'Unione Europea una maggiore semplificazione e sburocratizzazione delle procedure di accesso ai bandi per le piccole e medie imprese. Ottenere che i fondi europei per la ricerca premino le partnership pubblico-privato e le iniziative di venture capital. Vogliamo portare a termine gli impegni dell'Agenda Digitale Lombarda, prima in Italia, e completata la copertura della banda larga, che la Regione Lombardia si faccia capofila di un processo di infrastrutturazione del territorio con la banda ultra larga. Vogliamo preservare il valore delle reti di impresa, rappresentato dai distretti e dalle filiere che racchiudono. Lo faremo
rafforzando l'identità distrettuale, attraverso forme di finanziamento e di credito che stringano ulteriormente i rapporti tra imprese. E al contempo promuoveremo verso l'esterno un'immagine distintiva del distretto per proporlo come soggetto capace di catalizzare l'attenzione degli investitori internazionali. Crediamo che la naturale vocazione all'innovazione delle imprese lombarde debba avvalersi della capacità universitaria di fare ricerca scientifica. Favoriremo per questo le simbiosi tra aziende e atenei, anche attraverso forme di sostegno economico che premino queste tipologie di partenariato. Attività produttive e commerciali. La crisi economica ha investito tutti i comparti produttivi del territorio lombardo e le sue conseguenze sono state molto pesanti in termini di crisi aziendali e perdita di posti di lavoro. L'azione del governo centrale ha poi contribuito all'aggravamento delle conseguenze della crisi, con l'adozione di misure discutibili e spesso dannose, che hanno portato ad un aumento generalizzato della pressione fiscale e a un irrigidimento del mercato del lavoro. Tutto ciò ha reso più difficile condurre un'impresa e, soprattutto per i nostri giovani, trovare un lavoro. Noi vogliamo reagire a questa situazione, mettendo in campo tutte le azioni utili e le risorse necessarie per garantire adeguate misure di sostegno al reddito per i cittadini in difficoltà e per aiutare le nostre imprese. Sono necessari interventi urgenti per mettere le imprese in condizione di tornare a investire, a innovare, a creare occupazione, a competere sui mercati nazionali e soprattutto esteri. Per questo ho deciso di definire, d'intesa con Finlombarda, un pacchetto di misure shock a favore delle nostre imprese, del valore complessivo di oltre 1 miliardo di euro. Ne illustro qui le più significative. 500 milioni di euro per lo smobilizzo dei crediti che le piccole e medie imprese vantano nei confronti degli enti locali lombardi. 300 milioni di euro per la cartolarizzazione dei crediti della Regione. 300 milioni di euro da una nuova linea BEI per investimenti delle piccole e medie imprese. 50 milioni di euro per la ricapitalizzazione delle piccole e medie imprese che investono in innovazione. Il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, cosiddetta cassa integrazione in deroga, è la richiesta che ho già avanzato al Governo, ottenendo purtroppo sino ad ora una risposta assolutamente insoddisfacente. La Regione ha fatto fronte alle sue responsabilità con prontezza e mettendo a disposizione le risorse finanziarie di sua competenza. Mi aspetto che il Governo faccia la sua parte con altrettanta responsabilità e continuerò senza sosta ad incalzare l'esecutivo finché non avrà dato le risposte che noi e tutte le parti sociali hanno con forza richiesto. Vogliamo poi istituire un'Agenzia regionale dell'economia che svolga un'opera di controllo e di coordinamento strategico a più livelli in merito al mondo del credito, alle imprese e alle problematiche delle piccole e medie imprese. Concentreremo interventi e strumenti a sostegno delle micro, piccole e medie imprese per intervenire in modo incisivo su condizioni di concessione dei crediti e promuovere il Made in Lombardia con la tutela e il controllo della qualità nella filiera produttiva. Infine, poiché in periodi congiunturali caratterizzati dal credit crunch, come l'attuale, lo sviluppo di nuovi strumenti di pagamento può agevolare lo scambio di beni e servizi, procederemo con lo studio di fattibilità di un sistema di moneta complementare, anche tramite il coinvolgimento dei principali stakeholder, banche, associazioni, istituzioni, Camera di Commercio. Per quanto riguarda il commercio, è necessario agevolare i negozi di vicinato, stabilendo nuovi criteri per favorire un corretto equilibrio tra piccole e grandi strutture di vendita in tutto il territorio lombardo. A questo scopo effettueremo un preciso monitoraggio dello stato attuale in tutto il territorio lombardo, con contestuale moratoria nel rilascio di ulteriori autorizzazioni regionali.
Vogliamo essere ancora più incisivi nella battaglia alla contraffazione, che tanto penalizza le nostre merci nei mercati più interessanti per le esportazioni. Il contrasto alla falsificazione di marchi e prodotti si svolgerà anche tramite la realizzazione di appositi osservatori macro-regionali. Infine, una misura molto richiesta e molto utile per abbattere i costi di gestione delle imprese, la semplificazione della burocrazia. Vogliamo attuare una moratoria per 3 anni da tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici delle imprese, in attuazione dello Statuto delle imprese, fatto salvo quelli che hanno impatto immediato e diretto sui diritti della persona e dell'ambiente. Occupazione e lavoro. Come ho più volte affermato, il tema dell'occupazione e del lavoro è la priorità numero uno nell'azione di governo della Regione. Più in particolare, per i prossimi anni, intendiamo assumere le seguenti iniziative. Assegnazione di contributi per lo start-up di impresa, con forme di premialità per i giovani che si distinguono nell'impresa e nel lavoro. Rilancio e valorizzazione dell'apprendistato formativo, promuovendo così l'alternanza scuola-lavoro. Predisposizione di bandi e contributi nei settori artistici, musicali, della moda e del teatro, in particolare le residenze teatrali. Introduzione di bonus fiscali per i primi 5 anni alle imprese avviate dai giovani under 35. Introduzione di incentivi e detrazioni per le imprese artigiane che assumono giovani under 30, cui trasferire le conoscenze e le esperienze sugli antichi mestieri artigianali che sono a rischio di estinzione. Erogazione alle amministrazioni locali di contributi per la realizzazione di incubatori per imprese di giovani, mettendo a disposizione, a locazioni agevolate, spazi adeguati per uffici e laboratori, per avviare attività imprenditoriali, produttive o di libera professione. È mia intenzione poi valorizzare maggiormente la contrattazione di secondo livello, compresi gli accordi di prossimità, rafforzare tutti i progetti che promuovano iniziative volte alla ricollocazione di lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali, creare un'iniziativa per il reinserimento dei lavoratori over 40, sostenere con agevolazioni le aziende che attivino programmi per le pari opportunità. Territorio, agricoltura, risorse idriche e montagna. Le azioni che intendiamo mettere in campo sul tema del territorio sono principalmente due: tutela e sviluppo. Prendono le mosse dalla convinzione che la terra debba essere salvaguardata e al contempo valorizzata. Per questo continueremo a definire indirizzi di pianificazione negoziata, raccordando il governo del territorio regionale con le politiche territoriali locali, nella direzione di uno sviluppo intelligente e condiviso della Lombardia dei prossimi decenni. Tra i principi fondamentali che porremo a guida e orientamento delle nostre politiche territoriali ci sono l'attenzione alla qualità delle aree urbane, il buon uso e il non consumo del suolo, il riuso e il recupero delle aree dismesse, la tutela del paesaggio, la sicurezza idrogeologica. Favoriremo il completamento dei piani di governo del territorio in tutti i comuni lombardi, attraverso una pianificazione e gestione del territorio condivisa a scala intercomunale. Su questo punto, proprio ieri, la Giunta ha confermato la necessità di procedere all'adozione di un provvedimento legislativo di proroga nell'adozione dei PGT da parte dei tanti comuni lombardi che non vi hanno provveduto nei termini. Questa inadempienza sta causando un grave danno ai cittadini e alle imprese operanti sul territorio comunale e va pertanto rapidamente rimossa. Intendiamo attribuire ai temi delle acque e della sicurezza idrogeologica del territorio una costante attenzione, proseguendo nell'opera di sistemazione di corsi d'acqua e versanti instabili e istituendo un piano straordinario per la valutazione dei rischi naturali e antropici e per la prevenzione e le misure di protezione. L'agricoltura lombarda è un settore
di estrema importanza e strategicità nella nostra regione. È una tradizione di alta qualità e di eccellenza che merita il sostegno e la promozione attraverso ogni strumento a disposizione. Il nostro obiettivo per sostenere il settore primario in questa delicata fase economica è duplice: continuare a favorire il taglio netto della burocrazia e dei costi alle imprese, rafforzare le iniziative già in corso da anni per promuovere le filiere e i prodotti tipici. La montagna rappresenta una delle aree più estese nel territorio regionale. Ad essa vogliamo dedicare un'attenzione particolare, attraverso una politica che sappia favorire importanti investimenti per migliorarne l'attrattività, l'innovazione e l'accessibilità. Infrastrutture e trasporti. Le infrastrutture sono la chiave per assicurare l'accessibilità ai cittadini che abitano e lavorano, per dare impulso agli scambi tra persone, per garantire il trasporto delle merci, per favorire il travaso di benessere, di conoscenza e di risorse tra le diverse aree, per accrescere il valore dei territori. Per questo motivo vogliamo continuare a investire nell'infrastrutturazione e nei trasporti, coinvolgendo tutti i soggetti interessati in una forte accelerazione alla realizzazione finale delle opere prioritarie già avviate dal governo regionale precedente, come Pedemontana, TEM e Brebemi. In questa direzione lanceremo lo sguardo oltre i confini regionali e nazionali, sostenendo lo sviluppo di Malpensa, dei collegamenti con il sistema portuale ligure e dei collegamenti ferroviari con i valichi alpini. Non dimentichiamoci poi che la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali più scorrevoli e sicure è la risposta necessaria alla domanda di uno sviluppo più sostenibile per l'ambiente. La fluidificazione del traffico indotta dall'apertura di nuove strade produce risparmi di milioni di tonnellate di emissioni inquinanti, milioni di euro l'anno di costi di carburante e milioni di ore l'anno trascorse in viaggio dagli automobilisti. La mobilità a impatto zero non è una chimera, ma un obiettivo realizzabile. Vogliamo continuare per questo sulla strada già tracciata dal precedente governo regionale degli incentivi alla diffusione della mobilità elettrica o a metano, in cui la Lombardia svolge un ruolo già da protagonista a livello nazionale. Procederemo dunque nel confronto responsabile con tutti gli stakeholder del territorio sulla visione strategica delle Green Region da adottare, dando vita ad azioni concrete, incisive e innovative. Particolare attenzione daremo anche a tutte le strade locali secondarie, percorse ogni giorno da migliaia di lombardi, fondamentali per garantire un adeguato diritto a muoversi in Lombardia. Continueremo a investire nel trasporto pubblico locale, nella consapevolezza che l'avvio delle agenzie di TPL ci garantirà di offrire sempre di più una maggiore qualità, una maggiore razionalizzazione dei servizi e di rinnovare il materiale rotabile nonostante gli ingenti tagli fatti dal governo centrale. Punteremo sull'utilizzo della carta regionale dei servizi anche per attuare una vera integrazione tariffaria. Una vera liberalizzazione del servizio ferroviario permetterebbe di avere servizi migliori a costi inferiori se si instaura una vera e propria concorrenza tra operatori. Il trasporto ferroviario rappresenta ancora un volano di sviluppo. Per questo continueremo a investire risorse sullo sviluppo delle reti ferroviarie sulle grandi direttrici europee, ma anche sulle tratte legate al trasporto pubblico locale, come i passanti ferroviari e le linee metropolitane. Infine, entro il 2015, in tempo con l'appuntamento di Expo, cambieremo il volto del sistema dei navigli lombardi. Verranno messe in sicurezza le sponde, saranno realizzati itinerari ciclopedonali, interventi per la navigabilità, anche per una sua valorizzazione turistica. Ambiente. Vogliamo adottare politiche di tutela
che coinvolgano in un sistema di leggi e regole chiare i vari livelli di governo e amministrazione e al contempo favorire la diffusione di una moderna educazione ambientale, avvalerci delle forze che partono dalla cittadinanza, valorizzare il contributo di tutti i cittadini. Perché l'attenzione all'ambiente non sia ostacolo, ma occasione per la crescita. Crediamo fermamente nella necessità di favorire l'innovazione tecnologica, promuovere gli investimenti delle imprese, incentivare prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente. Introdurremo contestualmente l'applicazione dei principi di contabilità ambientale per quantificare il valore economico degli interventi e le relative perdite. Attueremo e promuoveremo misure atte al miglioramento della qualità dell'aria, alla tutela delle risorse idriche, alla promozione delle energie rinnovabili, allo smaltimento dei rifiuti in termini di recupero energetico, alla salvaguardia del verde, alla difesa del suolo e alla prevenzione degli eventi calamitosi. Sicurezza e lotta alla criminalità organizzata. La realtà lombarda, proprio per la vitalità del tessuto economico e sociale, è da decenni oggetto di interesse da parte delle associazioni di stampo mafioso. Il contrasto a ogni forma di illegalità e l'affermazione dei principi e dei valori di comportamenti corretti e trasparenti nella pubblica amministrazione e nelle attività economiche è, come ho ricordato all'inizio, una delle priorità dell'azione di governo della Regione. Proprio in quest'Aula, pochi giorni or sono, ho avanzato la proposta dell'istituzione di una commissione consiliare antimafia per affiancare il lavoro delle istituzioni che sono impegnate nel contrasto alle infiltrazioni mafiose, in primo luogo le forze dell'ordine e la magistratura, anche in vista di Expo 2015. Mi auguro che il Consiglio voglia provvedere rapidamente alla costituzione di questa essenziale commissione. Il contrasto al crimine organizzato passa in primo luogo dall'aggressione ai patrimoni illeciti. Da Ministro dell'Interno avevo creato l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, agenzia che ha in Lombardia una sede e gestisce un patrimonio considerevole di beni immobili e di aziende. Proprio la mia esperienza di ministro in questo campo mi induce a ritenere utile la definizione di un accordo tra Regione Lombardia e l'agenzia per dare alla Regione la possibilità di acquisire e riadattare gli edifici confiscati a scopi di utilità sociale, ivi inclusa la destinazione per comandi o alloggi per gli operatori di sicurezza. La Regione continuerà a intervenire anche a tutela delle vittime della criminalità organizzata, fornendo assistenza materiale e psicologica di cura e aiuto, anche mediante erogazione di fondi regionali a favore di organizzazioni che se ne occupano. Regione Lombardia proseguirà poi con gli interventi a favore della popolazione anziana colpita gravemente dai reati di truffa, fornendo contributi o finanziamenti e favorendo la stipulazione dei contratti di assicurazione da parte dei comuni a beneficio delle vittime dei delitti contro il patrimonio attuati mediante frode. Ritengo infine indispensabile la modifica delle regole del patto di stabilità nazionale, introducendo la possibilità per gli enti virtuosi di assumere personale qualificato nel settore della polizia locale, così da rendere gli organici delle amministrazioni in grado di poter operare con maggiore efficacia il controllo del territorio. Expo 2015. Intendiamo consolidare l'importante lavoro svolto sul fronte infrastrutturale grazie al tavolo Lombardia, luogo istituzionale di coordinamento degli interventi regionali e sovraregionali legati all'Expo. Così come fatto fino ad oggi, ci impegniamo a monitorare con la massima attenzione sul rispetto delle norme che garantiscono la tutela della legalità e della sicurezza nel compimento delle grandi opere. Ma è bene in quest'Aula usare sempre il linguaggio della chiarezza. Su Expo 2015 esprimo una forte preoccupazione sul rispetto dei tempi per la realizzazione di tutte le opere previste.
Per questa ragione, nei prossimi giorni incontrerò i commissari per l'Expo per fare con loro il punto della situazione e valutare le iniziative da prendere eventualmente per consentire la realizzazione di tutte le opere previste nel rispetto dei tempi stabiliti. Signor Presidente del Consiglio, signori consiglieri, vi ringrazio per avermi ascoltato l'illustrazione del programma. Ho illustrato le mie idee per il governo della nostra regione nei prossimi 5 anni. Un grande lombardo, Giorgio Gaber, ci ammoniva che le buone intenzioni da sole non bastano. Se potessi mangiare un'idea, cantava il poeta, avrei fatto la mia rivoluzione. Ecco, la rivoluzione che voglio fare io è quella della concretezza, trasformare le idee che ho illustrato in azioni incisive, efficaci e durature, nell'interesse esclusivo dei nostri cittadini. Grazie.